Abruzzesi preoccupati dopo le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sulle condizioni dei viadotti delle autostrade A24 e 25. La polemica però non si placa dunque e la relazione portata al ministro dagli ispettori che hanno condotto le verifiche non è dai toni proprio rassicuranti per chi ogni giorno percorre le autostrade abruzzesi. Il dicastero chiederà molto probabilmente al gestore delle limitazioni al traffico, ma si capirà meglio nei prossimi giorni. Toninelli intanto all'Assemblea dell'ANCI ha rilanciato le sue preoccupazioni, ma dall'altro canto Strada dei Parchi continua a ripetere la stessa posizione ribadita più volte negli ultimi tempi e anche all'Aquila in un recente incontro con i sindaci, che hanno però quasi disertato in massa. L'autostrada, dicono loro, è sicura, questo in assenza però di eventi sismici. I lavori, quelli per la sicurezza, sono altrettanto necessari e urgenti. Il vicepresidente di Strada dei Parchi Fabris ha ribadito che l'autostrada è costruita negli anni 60. Da anni loro chiedono risorse per la sicurezza. In condizioni normali questa è sicura, siamo tranquilli, ha ribadito. Condizioni normali, è vero, ma bisogna pur sempre ricordarsi che l'Abruzzo è una terra sismica e dunque le preoccupazioni degli automobilisti che ogni giorno percorrono le autostrade sono più che fondate.